Grande Fratello, Favoloso espulso per la frase sulla t-shirt, gravissima. Quest'ultima edizione del Grande Fratello sta alzando un polverone tra scandali, offese, ingiurie e atti riprovevoli dei concorrenti. È proprio di un paio di giorni fa la notizia del ritiro di alcuni sponsor dalla trasmissione. Alcuni noti marchi italiani, a seguito delle numerose critiche al programma Mediaset, hanno deciso di abbandonare la loro campagna pubblicitaria all'interno del Grande Fratello. Tra i diversi episodi che hanno suscitato indignazione nel pubblico ce n'è uno che ha anche portato alla squalifica di un concorrente, Luigi Favoloso. La rivelazione di Nina Moricco. L'ex compagno di Nina Moricco, tra i concorrenti più contestati del GF, si è prima ritirato per poi subire anche la squalifica dalla redazione del Grande Fratello. L'uomo all'interno della casa si è reso protagonista di insulti, approcci sessuali e anche risse, per ultimo ha avuto una discussione animata con Nina Moricco. La modella lo accusa di non essere più lo stesso e dice di non riconoscerlo, sono stata coperta da offese e bugie per colpa tua. Inveisce la Moricco che continua: sono vittima di un'ingiustizia, non ho solo perso un figlio ma ben due. Mi hai dato il colpo finale. Favoloso replica di essere molto amareggiato di quanto successo, e ammette di aver fatto schifo all'interno della casa con gli altri compagni. La Moricco rivela che un anno e mezzo fa ha perso un figlio e dichiara di essere svenuta quando gli assistenti sociali l'hanno chiamata. Non avrei dovuto parlarne, ma avevo bisogno di parlare con un amico, dice Nina Barba d'Urso. Nel frattempo Favoloso esprime il desiderio di uscire dalla casa per poter parlare con la ex. La D'Urso a questo punto interviene e gli chiede se vuole autoeliminarsi e lui conferma, poi manda la pubblicità. Al ritorno in onda Barbara D'Urso rivela agli altri inquilini che Favoloso durante notte si è reso protagonista di un grave gesto, scrivendo una frase sessista con il rossetto sopra una maglietta. La frase sessista. La conduttrice, oltre a denunciare il grave gesto, chiede agli concorrenti di non parlarne con lui perché le immagini non ci sono, ma la D'Urso è certa di quanto accusa. Favoloso, da parte sua, conferma l'accaduto una volta uscito dalla casa e arrivato in studio. Sì, è vero che ho scritto una brutta cosa, dice l'ex della Moricco. Ma precisa che la frase era indirizzata soltanto a una donna in particolare e non genericamente a tutte. La frase della discordia è: torna in cucina,